Buongiorno a tutti dal Minimalista Park, siamo qui a registrare questo video, video che parliamo dell'analisi partita di stasera tra Milan-Napoli. Piątek non partirà titolare Cutrone, ma sicuramente io sono convinto che Piątek questa sera qualche minuto lo farà. Devo dire che è una partita difficile, Milan vuole cercare di vincere, il Napoli vuole vincere, è una partita combattuta, difficile pronosticare la partita che ci sarà stasera. Vedo una partita che penso probabilmente un pareggio, finirà in pareggio tra Milan e Napoli. Non so se è un 0-0 o magari con un pareggio con il gol. All'andata l'abbiamo persa, stavamo vincendo 2-0, poi abbiamo perso 3-2. In quella partita chiaramente ora si vedrà un Milan diverso, un Milan che forse è più unito. Io spero di fare un bel risultato, che lo meritavano i milanisti. Dopo quei 2 mesi di inferno che abbiamo passato, ora è il momento di rialzarsi e fare i punti che servono per arrivare in Champions League. L'acquisto di Piątek per me ci dà grandi soddisfazioni e spero che sia così, perché se non segna lui, se non brilla lui in questa Milan, però non brillerà nessuno in attacco. Che devo dire? Il pronostico un po' l'ho fatto, avevo detto per me finirà in pareggio stasera, perché sarà difficile per tutte e due squadre trovare la vittoria. Quindi il video finisce qui, ho detto un po' il mio pensiero, ci vediamo magari domani su Instagram TV per il dopo partita, e nel bene e nel male, forza Milan, e speriamo di vincere, anche se sicuramente pareggio sarà. E vi ricordo di cliccare mi piace, condividete, commentate e iscrivetevi sui miei social network, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, qua su YouTube, social network Facebook, Telegram e Instagram. E nel bene e nel male, forza Milan!